Federico Buffa racconta la trattativa PIF-Inter. Oggi parliamo di una delle trattative più lunghe e estenuanti della storia del calcio. La trattativa PIF-Inter, oggetto ancora oggi di molti dibattiti e polemiche e anche tesi. Ma per capire la gravità della situazione, dobbiamo fare un passo indietro. Nel gennaio 2016, Soneng acquista l'Inter e in soli 5 anni riporta lo scudetto alla Milano Nerazzurra. E il titolo di campioni d'inverno ai cugini rossoneri. Ma questa, beh, questa è un'altra storia. La proprietà cinese riesce a portare l'Inter dove gli compete. I tifosi riempiono le piazze gioiosi. Ma ad un certo punto qualcosa si rompe. Antonio Conte, l'allenatore che ha reso possibile la vittoria del tricolore, lascia l'Inter. Poco dopo, la punta di diamante Romelu Lukaku va al Chelsea. Però la società nerazzurra punta su Simone Inzaghi, che in poco tempo riesce a prendersi la fiducia dei tifosi, diventando lo Spiacer One. Incredibile. Nonostante i buoni risultati della squadra, i tifosi sono divisi. C'è chi è contento e chi è un Inter trista ed attacca la proprietà a prescindere. In questi strani esseri però alberga una speranza, quella di una nuova proprietà. E come per magia, circa 2 mesi fa, la speranza diventa realtà. Diventa realtà tramite uno pseudonimo. PIF. Pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, noto attore italiano. Il nostro Pierfrancesco nasce a Palermo il 4 giugno del 1972, nella città capoluogo della Sicilia Saudita. O almeno così dicono i vari tifosi speranzosi, conosciuti come insiders. Leggenda narra che il nostro PIF scrisse un'email al presidente Steven Zhang per girare un docufilm sulla beneamata nerazzurra. Il tutto ispirato alla serie All or Nothing a tema Juventus, rivale storica. Ma questa è un'altra storia. Ma per molti di questi insiders era un documento che anticipava l'acquisizione dell'Inter da parte del nostro attore siculo saudita. Zhang rispose di no. E qui iniziano i guai. Gli insiders prendono Zhang sotto casa, lo picchiano, lo derubano e lo sodomizzano. È fatta. Zhang è stato fatto fuori. Sembra tutto pronto. Il 19 novembre PIF arriverà a Milano e acquisterà l'Inter. Tutti sicuri, tranne i giornalisti italiani. Ma quello non sembra un problema, in quanto gli stessi sono fidelizzati a Cobbyland, città nota per alta presenza di furti e reati a fischietto armato. Ad un certo punto qualcosa si rompe. Il 19 novembre non arriva nessuno, ma basta aprire i social per vedere come vengono riscritte le leggi dell'economia, del calciomercato e della fisica quantistica, concedia straordinaria inesistenti, carri funebri sotto la sede con un cammello che fa d'Albert Magic, stipendi pagati regolarmente, rinnovi
è un nuovo stadio. Tutte cose riconducibili al nostro attore Siculo Saudita. Tutti parlano di Biff, convinti che entro la fine dell'anno sarebbe arrivato con tanto di cammello. Ma arriva una brutta notizia. Sembra che il cammello abbia bucato. Quindi assisteremo all'ennesimo ritardo. Come finirà questa storia? Non si sa. Biff arriverà? Zhang verrà liberato? Tornerà Tohir? Non lo sappiamo. Ma questa, beh, questa è un'altra storia.